Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi parliamo della prostata, un organo prettamente maschile ed è un organo molto importante perché riguarda, è un organo della sfera sessuale degli uomini. La prostata è un organo importante perché il suo benessere garantisce una perfetta sessualità, l'attività sessuale all'uomo. È importante perché produce anche degli ormoni, però quello che è importante è che se la prostata si ammala, ci sono tutta una serie di eventi a catena che possono effettivamente rendere la qualità della vita di un uomo abbastanza complicata. Diciamo che le malattie della prostata sono ampie, vanno da malattie a sfondo benigno a malattie a sfondo maligno, come il tumore della prostata. Però prima di addentrarci e andare nello specifico di determinate patologie, spieghiamo perché la prostata può effettivamente dare molti fastidi alla qualità di vita di un uomo se si dovesse ammalare. La prostata è un piccolo organo che si trova immediatamente tra la vescica, quindi il collo vescicale e il retto. Attraverso la prostata passa l'uretra. Se la prostata si ipertrofizza, diciamo che la malattia più diffusa, la patologia più diffusa che colpisce gli uomini principalmente in un'età che va dai 35 anni a salire, è appunto questa particolare ostruzione, l'ipertrofia causa l'ostruzione dell'uretra, quindi gli stimoli a urinare sono quotidiani, sono numerosi, si ha sempre la sensazione di non aver svuotato completamente la vescica dopo aver urinato, per cui questo comporta appunto il fastidio di avere sempre lo stimolo ad urinare e questo stimolo è anche notturno. Quindi non si dorme bene, ci si tende ad alzare durante la notte anche 2 o 3 volte. Altro problema importante delle malattie della prostata sono appunto la sua diretta connessione con la sfera sessuale, per cui un cattivo funzionamento della prostata può arrecare danni anche nella eiaculazione, nella durata del rapporto sessuale, questo perché appunto la conformazione della prostata rende poi l'atto sessuale complicato o meno. Diciamo che gli uomini devono iniziare a tenere sotto controllo la prostata, come abbiamo accennato precedentemente, dai 35 anni in su. Questo perché durante queste fasi della vita, diciamo, si possono manifestare quelle che sono le patologie più diffuse della prostata, e sono le prostatiti, ovvero specifici batteri che vanno ad infettare il tessuto prostatico e queste infezioni possono causare non solo un ingrandimento del tessuto prostatico, quindi per ma contemporaneamente possono anche arrecare dei fastidi dovuti principalmente proprio all'elevata carica batterica. Diciamo che per capire se si è affetti da un'ipertrofia prostatica, bisogna effettuare una visita specialistica con l'urologo, il quale potrà appunto fare un'ispezione della prostata attraverso il retto, oppure fare una ecografia sia attraverso rettale, quindi con una sonda che entra nel retto, oppure attraverso transcutanea dal pube, cercando di ispezionare appunto la prostata con una sonda a stretto contatto con la cute. Altro esame importante per capire se la prostata è infettata da determinati batteri è appunto la spermocoltura, quindi raccolta dello sperma e capire se all'interno dello sperma ci sono dei batteri, dopodiché va fatta un antibiogramma per capire quali sono gli antibiotici che possono specificatamente curare questa infezione e con un'adeguata terapia, diciamo che la prostata può tranquillamente riprendere le sue attività. Diciamo che le malattie della prostata sono facilmente curabili, perché a prescindere di quelle tumorali di cui parleremo tra poco, la prostata è un organo che non dà grosse difficoltà nel poterlo curare. Il problema delle patologie benigne prostatiche tendono facilmente a recidivare, per cui bisogna porre in essere delle attenzioni importanti per aiutare la prostata a non ammalarsi. E quali sono? Cercare di avere un'alimentazione priva di piccante, priva di alcol, con poche fritture, perché queste possono sicuramente agire in modo negativo sul tessuto prostatico,
avere dei rapporti sessuali regolari, evitando di trattenersi nella eiaculazione e soprattutto cercare di evitare il fumo. Il fumo veramente danneggia il tessuto prostatico e questi danni con l'accumularsi degli anni possono poi trasformarsi nel cancro della prostata. Il cancro della prostata negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è probabilmente uno dei tumori più diffusi per quanto riguarda i maschi. Negli anni 80, fine anni 80, anni 90, il cancro della prostata aveva un unico tipo di terapia ed era l'eradicazione completa di tutto il tessuto prostatico, di tutta la prostata, e questo era un grosso problema perché comportava per l'appunto la perdita dell'attività sessuale nella stragrande maggioranza dei pazienti trattati con questa tecnica chirurgica. Negli ultimi anni le nuove metodiche, quindi parlo di radioterapia, di terapia ormonale, di chemioterapia più mirate, di immunoterapia, hanno permesso la salvaguardia del tessuto prostatico, cercando appunto di colpire, soprattutto con la radioterapia, le parti ammalate della prostata, salvaguardando il resto dell'organo sano. Questo è importantissimo perché appunto ha permesso a migliaia di pazienti di poter curare il cancro e contemporaneamente salvaguardare l'attività sessuale. Il problema soprattutto nei maschi è che l'impatto, così come per le donne può essere l'asportazione della mammella o dell'utero per determinati tipi di tumore, può essere devastante da un punto di vista psicologico, soprattutto negli uomini l'asportazione della prostata negli anni passati comportava appunto questo impatto devastante che era la conclusione dell'attività sessuale, a meno che poi non si mettevano in essere delle terapie a base di farmaci come il Viagra e la stessa altra generazione di farmaci abbastanza moderni che potevano aiutare l'uomo ad avere un'attività sessuale limitata ma comunque ad averla. Questo ha comportato un certo tipo di terrore verso il tumore della prostata perché la maggior parte dei pazienti associavano al tumore della prostata la perdita della sfera sessuale. Ripeto, le ultime terapie riducono notevolmente questa complicanza e ricordiamo che oggi è possibile studiare la prostata, prevenire molte patologie, anche quelle tumorali, per cui negli ultimi 20 anni è stato messo in piedi un sistema di monitoraggio con un prelievo del sangue per monitorare all'interno del nostro sangue un antigene che è il PSA, il Prostatic Specific Antigene. I valori devono essere entro certi range. Se un uomo in apparente buona salute dovesse fare il test del PSA e vedere che appunto, nonostante sia asintomatico, questi valori siano al di sopra della norma, ecco che si può accendere una spia di allarme e capire cosa sta accadendo nella prostata e intervenire in tempo precoce per evitare poi danni maggiori. Ripeto, per qualsiasi disturbo rivolgetevi al vostro urologo, non aspettate che gli eventi a catena poi si sommino e si possano trasformare in patologie molto più gravi. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo la nostra posta elettronica salute@lanuovatv.it. Buona salute a tutti.